stiamo occupando l'autostrada creando disagio, ma la responsabilità di tutto questo è della Whirlpool, che ha annunziato l'avvio di una procedura di licenziamento. Noi risponderemo con la lotta e attraverso la lotta faremo modificare la posizione alla Whirlpool. Il futuro di questi lavoratori è la ripresa produttiva in via Argine e fino a quando questo non sarà realizzato noi continueremo con le forme di lotta che ci stiamo dando e che verranno intensificati qualora la Whirlpool il primo di luglio avvia la procedura. Il governo Draghi è forte quando vuole essere forte, perché avrebbe l'autorevolezza di intervenire a livello internazionale anche nei rapporti col governo americano. Il punto è capire se Draghi assume nei confronti del governo americano un atteggiamento a tutela dei lavoratori di Napoli. Noi l'auspichiamo e lo rivendichiamo da tempo perché avrebbe l'autorevolezza di poter intervenire.